start to think there goes a town where them mobs at. Where them mobs at. Where them mobs at. Salve a tutti ragazzi, sono Inzio96MCP e benvenuti in questo video review di Mind of Pokédition 073. Cominciamo subito dalla schermata principale. Ah, come vedete, mi ho distratto un attimo, scusate. Come vedete hanno messo lo sfondo sotto che si muove come sul PC e anche la cosa lampeggiante. Nelle opzioni non troviamo nulla di nuovo, a parte il bug che la sensibilità non si salva, porco Giuda. E basta. E via, hanno fatto alcuni fix che a noi non interessano. Cominciamo subito. Cominciamo dalla review 073. Allora, grazie a Salvo Channel per l'idea di fare questa cosa con lo scritto 073. E cominciamo subito. Comunque ringrazio Salvo Channel anche per seguirmi. Allora, mettiamo un attimo la GUI. Perfetto, ho due cuori, benissimo. Se attivate il Fancy Graphics, lasciate perdere. Se attivate, no, il Fancy Graphics, scusate, Beautiful Skies sul coso della cosa del coso, sulle opzioni, oltre alle nuvole adesso vedete anche il sole, la luna, le stelle, l'alba e il tramonto. Tra poco ci sarà il tramonto e ve lo farò vedere, però adesso andiamo avanti. Hanno aggiunto what the fuck. Ok, un bug che già si rileva è che le chest spariscono come i cartelli. Bisogna uscire, ridurre icona e rientrare. Ah, ecco, un altro bug, benissimo. Poi, hanno aggiunto, cominciamo subito, la possibilità di le nuove chest. Cosa fanno queste nuove chest? Rompiamole, riprendiamocele un attimo. Allora, il primo bug che possiamo notare è che in mano e per terra si vedono piatte. Comunque, se noi le piazziamo, ecco qua, c'è il tramonto che adesso noi non vediamo perché non abbiamo e non vediamo oltre di là. Come vediamo però c'è il tramonto. C'è un piccolo bug, se ci giriamo di là non si vede più il tramonto. A me non mi interessa perché non è problema mio. Comunque c'è la luna e tra poco ci vanno anche le stelle. Continuiamo con la cesta. Le ceste adesso hanno la animazione di apertura e di chiusura e sono anche come sul PC, sono molto più fighe, solo che in mano si vedono ancora come qua nell'inventario si vedono ancora come le vecchie, in mano si vedono sveuse. Hanno aggiunto oltre a questo anche la doppia chest, quella più larga, dove ci potete mettere il doppio della roba, che adesso farò perché fatto. Ho già fatto questo review una volta, mi è toccato rifarlo di nuovo perché me la tiene. No, perché ho screencast fa i soliti macelli. Adesso quando rompete una cassa vedete come fa un po' tunze e tunze. È molto figo. Comunque, andando avanti con le novità, ecco le stelle. È proprio bella questa cosa, mi è uscito proprio bene. Ciao però. Ecco il sole e le stelle. Poi andiamo avanti. Cosa hanno aggiunto? Le ceste hanno tutte le cose nuove. Poi hanno aggiunto una cosa chiamata slab di quarzo. Prendiamo 12 cosi di quarzo e craftiamolo con 3 cosi di quarzo. Andiamo qua sotto e craftiamo le 6 slab di quarzo, che le metteremo a fianco a queste che abbiamo già fatto nello scorso review. Cioè nello scorso review 10 secondi fa, perché ho dovuto registrare perché screencast non mi ha registrato un pezzo. E questa è l'altra novità. L'altra novità che finalmente, l'altro bug che è stato fixato è che le slab di anzi usiamo, aspettate un attimo con calma, non ci agitiamo. Se vi ricordate, per rompere una slab sia sul PC prima della 1.3 sia qua prima della 0.73 ci vuole il piccone.
Ora non più. Ora dovete usare l'ascia che non ho preso come un idiota. Ora dovete usare l'ascia. Quindi prendete l'ascia e rompete le vostre belle slab. Se avete, o se usate un mondo della versione vecchia e lo aggiornate a questa versione nuova, vedete che le slab bisogna romperle ancora col piccone. Dopo, però, appena li rimpiazzate diventano di legno. Tu, zombie, muori. Che tu servi dopo, che si farà giorno. Andiamo avanti. Cosa hanno aggiunto? Diciamo che le cose, le novità sono finite. Andiamo qua nel nuovo mondo, dove si chiama un nuovo mondo. Qui adesso uscirà New World, invece che uscire vuoto, che genera molti bug se non scriviamo niente. Poi andiamo in un mondo in creativa. Up. Abbiamo messo delle chest qui. Anzi, una chest qui. Come vedete, in creativa si aprono le chest, ma per finta. Sono solo tunze, tunze, tunze. Tunze, tunze, tunze. Tunze, 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 tunze. Schicchiamo. Vediamo fino a quando si aprono. Non tutte, non tutto, ma quasi. Poi se mettete dei blocchi o delle ceste sopra altre ceste diventano nere. Fa abbastanza schifo come cosa. Facciamo il concerto, fa abbastanza schifo, però l'ha voluto aggiungere apposta Tom e Jerry. Comunque, in creativa non c'è nessuna novità, a parte le slab di quarzo, appunto. Sono disponibili anche in creativa. E basta. Non c'è nessun'altra novità. Andiamo adesso a vedere i bug più caccosi. Ah no, non abbiamo finito, scusatemi. Ritorniamo nel nostro mondo bellissimo e carinissimo. E vedremo che se spawniamo un ragno. Spawniamo qua. Non va perché. Eh? Spawn creep. Ah, ho pure sbagliato, sono un idiota. Ho attivato la mod. Sì, ma non funziona benissimo. Comunque sono un idiota. Vaffanculo. Dobbiamo cercare un ragno. Andiamo alla ricerca del ragno perduto. Nel frattempo vi dico che hanno aggiunto ai ragni. Adesso i ragni hanno gli occhi glow in the dark. Hanno gli occhi luminescenti. Infatti adesso sono molto più facili da vedere. Prima era quasi impossibile vederli. Comunque cerchiamo che li troviamo subito. Spero. No, un creeper, uno zombie. Un gatto ci sta qua dietro. Uno scheletro. Ah. Vediamo subito un bug. Gli scheletri non hanno il torace. Ma a parte quello, dettagli. Allora, forse se non crashi Minecraft. Ecco, bravo. Eccolo là. Si vede abbastanza lontano. Come vedete hanno gli occhi luminescenti, luminosi, luminescenti, come volete chiamare. Siamo il piccone, se no lascia, si finisce. Vabbè, comunque. Avete visto che hanno gli occhi luminescenti. Ora, dormiamo. Vedete perché dobbiamo dormire? Perché me la tiene. Ma cerchiamo bed. È uguale, blocco, quella cosa. Apriamo il nostro bellissimo Minecraft col block launcher. Si sta facendo Dragon Ball. Bellissimo. Nel senso. In quel senso, capito? Cioè. Dai. Tanto bug del cacchio. Piazziamo il nostro letto a terra e dormiamo. Possiamo vedere il letto non è intero. Adesso sì. Dormiamo. Aspettiamo. Come vediamo adesso, gli zombie e gli scheletri bruciano con. Cioè, si vedono che bruciano. Prima si facevano solo male dal nulla. E mi pare anche che bruciano molto più. Più meglio assai. Prima bruciavano un po' a scatti. Tipo facevano. Facevano un po' di. Comunque, bruciano anche meglio, secondo me. Abbiamo finito le novità. Passiamo ai bug più rilevanti.
Primo bug che possiamo vedere è che se prendiamo della legna per craftare delle slab, andiamo qui, andiamo alle slab. Io ho preso 3 di legna adesso. Se volessi craftare una slab, ne crafta solo una invece di 6. E non posso usarla, quindi vi consiglio di non craftarle. Poi andiamo avanti. Se adesso prendiamo, non lo so, un po' di legno, e volessimo craftare dei bastoncini, possiamo craftarli. Però se adesso andiamo a craftare tipo delle cose, vediamo che qua ce n'è da 99 più di bastoncini. Ma in realtà ne ho 12. Ditemi se questo non è un bug schifoso. Se poi crafto diventano 4, diventa 6 e poi 0. Comunque. Altri bug. Ah, come abbiamo fatto per gli scheletri non hanno il torace. Il bug più rilevante che è stato trovato in questa versione è questo: se aprite o la fornace o la chest, è indifferente, usiamo la fornace, e prendete il pulsante indietro, su Android naturalmente, il pulsante indietro, vi vedrete tornare alla schermata principale. Ma in realtà il mondo sta continuando, il mondo è ancora aperto, come se noi stessimo giocando nel mondo, solo che non ci siamo. Questo bug genera altri bug. Se andiamo su opzioni, vediamo che c'è il mondo sotto, cioè dove eravamo prima di premere il pulsante indietro. Se facciamo play, entriamo in un altro mondo perché siamo idioti e lagga. Dai, te. Ecco appunto. Se rientriamo poi in un qualsiasi mondo, lo schermo inizia a fare tutto tunze e tunze. E non possiamo fare niente, anche se proviamo a rompere un blocco, è quasi impossibile. Poi andiamo nel nostro mondo e c'è un altro bug che a volte non lo dà. Vediamo se adesso lo dà. No, a volte c'è un altro bug che esce il mondo come serve. Possiamo rientrare nel nostro mondo. Dopo 3 secondi, dopo qualche secondo che camminiamo, ci dà impossibile connettersi. Poi altri bug che ci sono dalla vecchia versione, tipo usando il secchio si ritorna nell'inventario, non puoi craftare le scale di sandstone e gli altri tipi di quarzo, non quello normale, quello cesellato e quello a pilastro là. Poi i secchi di lava non possono essere usati nella fornace. Cos'altro? Questo bug da schifoso. Poi su alcuni telefoni, tipo, ecco appunto, su alcuni telefoni tipo non il mio, se il cerchietto della distruzione sarà enorme, soprattutto su iOS questo succede. Poi un altro bug. Ah, non si può scrivere la W quando scrivete il nome o il seed del mondo. Testiamo subito questo bug. Quindi se provo a scrivere la W non me la scrive. Manca la 3 lettere mi scrive. Ma questo è il blocco launcher del cacchio. Ok, proviamo adesso. Ok, le altre lettere me le scrive, ma la W non me la vuole scrivere. È fissato. Questo è un altro bug. Poi sta quello degli scheletri. E per adesso sono finiti. Poi ci sono i soliti bug. Quello del ragno che perde il sedere, il culo in volgare, in banana, in volgare. Poi ci sta quello del come si chiama? Il bug dei cartelli che spariscono, come avete visto prima succede anche con le casse. Il bug dei non mi ricordo che altro bug ci sta. Ah, che i mob in acqua perdono l'intelligenza artificiale. E non solo in acqua. A volte la perdono anche fuori, come ho constatato. Dopo un bel po'. Che altro bug c'è? Niente. Queste sono tutte e per tutti i bug che abbiamo trovato fino a mo'. Quindi, direi che per questo review è tutto, ci vediamo alla 0.4 dove ci saranno molti bug fix che vi elencherò. Questo episodio è tutto, questo review è tutto, scusate, ci vediamo al prossimo. La 0.4, addio.